gestire, ascoltare, preparare, suggerire, creare. Siamo noi, la gente di Punto Più, che incontrate ogni giorno per portare in tavola non solo bontà e genuinità, ma anche consigli, sorrisi, per soddisfare la voglia di nutrirsi di cose buone e genuine. Punto Più, un team unico fatto di persone che fanno la differenza. La macelleria Punto Più ora consegna anche a domicilio. Non sembra terminato il periodo negativo del Suzzara, che ieri alla Lodi ha dovuto inchinarsi al forte Rezzato, fallendo l'assalto al secondo posto. La squadra di Mister Bellini, dopo un buon primo tempo, nel quale è passata pure in vantaggio, è calata nella ripresa, incassando la doppietta di Contratti che ha sancito il successo dei bresciani. Ora le zebre scivolano al quarto posto, scavalcate pure dal Lome. Incitato dagli scatenati Suzzares, il team bianconero cerca subito di pungere, prima con un tiro telefonato di Gianruffo, poi con una grande girata di Messori, sulla quale si supera Magoni. Il primo squillo rezzatese è invece di Mattei, con Zapparoli che risponde presente. Sul finire del primo tempo, i padroni di casa passano in vantaggio. Gran discesa di Guastalla, tiro che si infrange sulla traversa e sulla ribattuta è Lesto Visioli a ribadire in rete. Esplode la festa alla Lodi, il Suzzara è avanti. Nella ripresa però i bianconeri sono distratti e incassano quasi subito il pareggio. È il 50esimo quando Zagari mette un filtrante per Contratti, che sbuca alle spalle di Mikai e anticipa Zapparoli per l'1-1. I bianconeri sbandano, ma poi si riorganizzano. Caramaschi pennella un gran cross sulla testa di Gianruffo, palo. Ma è l'ennesima topica difensiva delle zebre a indirizzare il match. Palla lunga, un rimbalzo favorisce Zagari che si allarga e crossa per il liberissimo Contratti. Al 75esimo è 1-2. Nel finale il Suzzara ci prova con Rizvani, ma la mira è da dimenticare. Ultima chance per Marangi, però la porta è stregata anche per lui. Il risultato non cambierà più, con il Rezzato che blinda la seconda piazza. Con le immagini del saluto alla curva palazzetto, sentiamo le impressioni a fine gara di Mister Bellini. Fa male commentare la partita di oggi così come domenica scorsa. Partita decisa da episodi, proprio come con la Castellana. Episodi che ci girano a sfavore e parzialmente andiamo a cercarceli, perché comunque... come dico ai ragazzi, quando si prende gol, i gol sono figli di un errore che si commette, di uno o più errori che si commette. Poi il primo tempo la prestazione è stata fatta ampiamente, la partita è stata fatta da noi e purtroppo manchiamo nella finalizzazione. Nonostante il gol subito dopo 4 minuti del secondo tempo, siamo stati bravi perché abbiamo preso un palo con Gianruffo nella reazione e poi dopo il gol del 2-1 è stata una doccia fredda. Sicuramente c'è da rimboccarsi le maniche e vedere di migliorare alcuni aspetti per provare a giocarci un posto, insomma, tra le prime 5. Gestire, ascoltare, preparare, suggerire, creare. Siamo noi, la gente di Punto Più, che incontrate ogni giorno per portare in tavola non solo bontà e genuinità, ma anche consigli, sorrisi, per soddisfare la voglia di nutrirsi di cose buone e genuine. Punto Più, un team unico fatto di persone che fanno la differenza. La macelleria Punto Più ora consegna anche a domicilio.